Buongiorno a tutti, io sono Federico Valerio, con me c'è Rosa Frammartino, siamo entrambi di Eco Istituto Reggio Emilia Genova, che è l'associazione che ha promosso Ah, senti un po', ma questo dopo corso, questo intervento, questo vabbè, progetto che adesso vi no, lo illustreremo. sappiamo, io aspetto un attimo, non mi Prego. lancio. Ciao, ti lascio andare, ci sentiamo, ciao ciao. Ecco, dicevo, allora vi davo alcune informazioni di servizio, che erano quelle che intanto tutti i presenti, se non l'hanno già fatto, per cortesia nella chat mettono il loro nome e cognome, la scuola di appartenenza e nel caso che siano insegnanti, la materia trattata. Questo ci permette poi di avere in qualche modo, come dire, appunto, il registro di tutti quanti quelli che sono presenti, perché a chi non ha potuto partecipare oggi, comunque sarà possibile accedere a questa chiacchierata attraverso la registrazione. E manderemo comunque a tutti i link. Tutti anche riceverete comunque la copia della presentazione che oggi facciamo, in modo che vi resti, anche perché ci sono all'interno, diciamo, alcune informazioni di servizio che probabilmente vi potranno servire nei prossimi appuntamenti. Abbiamo deciso di fare in sequenza i nostri due interventi di presentazione, sia io che Rosa Frammartino. Nel frattempo, se avete delle domande da fare, potete prenotarvi nella chat, quindi nella chat scriverete voglio intervenire, un intervento, eccetera, il vostro nome e cognome. Christopher, che ci cura la regia, e lo ringraziamo, appena avremo finito vi passerà la parola, il video e la voce, per poter appunto cominciare a interloquire e affrontare le varie tematiche che di volta in volta possono essere emerse da questa nostra chiacchierata. Io Maria Teresa. Prego? Io Maria Ah, Teresa, scusate, sì, tanto. anche Maria Teresa Tuccio che gentilmente ci darà una mano, perché insomma nel frattempo lei è di Zenzero, del Circolo Zenzero, che peraltro partecipa anch'esso al progetto, come circole con i ragazzi che stanno facendo il loro doposcuola, e quindi ci darà una mano anche lei. Allora, io se siete d'accordo partirei, vi inviterei a spegnere i vostri video, i vostri audio, questo anche per migliorare la sequenza e migliorare la trasmissione. E io partirei, se non ci sono altre cose, con la mia presentazione, sperando che non ci siano problemi. Vediamo tutto. Io non vedo niente, Cioè, nel senso che devi ancora aprire il PowerPoint, ma vediamo quello che vedi tu, ecco. quindi se apro PowerPoint mi vedete? Sì. Ecco, perfetto, scusate, ho avuto un attimo di panico. Allora, ecco qua. Mettilo magari a schermo intero, Sì, lo ecco. metto a schermo intero. Adesso, bene, allora, intanto, appunto, questo è il nostro progetto che si chiama Sentinella dell'Aria e fa parte di un progetto che abbiamo definito di scienza popolare, perché è un progetto che comunque, al di là della cosa, del progetto da cui parte e che è stato finanziato, ha proprio lo scopo di coinvolgere direttamente la popolazione, in questo caso i giovani, ma non solo loro, quindi anche se i loro insegnanti, i loro parenti, a questo progetto. L'Eco Istituto, di cui appunto io e Maria Ro e Rosa facciamo parte, a cui questo è il link del nostro sito, ha aderito a questo patto giovani della Regione Liguria, proponendo appunto un progetto che abbiamo chiamato Sentinelle dell'Aria. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro della Regione Liguria e il logo che vedete all'interno è il logo dell'intero progetto, che prevede una sessantina di associazioni in tutta la Liguria che hanno aderito al progetto e quindi hanno proposto dei progetti loro particolari che di fatto stanno gestendo. Il patto per i giovani in generale prevede di coinvolgere i giovani tra 10 e 35 anni, incentiva la formazione di reti tra le associazioni e come obiettivo è quello di promuovere il protagonismo dei giovani con la partecipazione in varie attività di carattere sociale, culturale e ambientale. Quindi la nostra proposta, che è stata accettata, ovviamente risponde, direi, a tutte le tre elementi che vedete tra gli obiettivi che il patto giovani si è proposto. Ora, il progetto che oggi vi presenteremo insieme è condiviso oltre a Eco Istituto, dal Centro di Solidarietà di Genova, il CEIS, abbiamo qui presenti alcuni dei loro rappresentanti, e dall'ANPAS, che è la pubblica assistenza, perché pensiamo di coinvolgere anche giovani che stanno operando
nelle ambulanze, diciamo, della pubblica assistenza e farle diventare anch'esse sentinelle. Il progetto nel suo complesso si svolgerà da settembre 2022 a fine marzo 2023 e ci è stato assegnato al momento un finanziamento complessivo di 12.000 euro che servirà appunto a finanziare le variazioni che stiamo facendo e che faremo insieme con voi. Allora, chi partecipa? Le sentinelle che abbiamo individuato e una parte dei loro insegnanti sono qui presenti, prevede il coinvolgimento di studenti delle scuole medie genovesi, in particolare dell'Istituto Comprensivo San Francesco da Paola, quello di Borzoli e quello di Marassi. L'Istituto Nautico di San Giorgio, sia nelle loro sezioni di Genova e quelle di Camogli, e anche il doposcuola del Circolo Zenzero, che è, appunto in qualche modo, che è già qui presente. Tutti costoro parteciperanno a un percorso didattico per diventare, come dire, in modo consapevole, sentinelle dell'aria. Ecco, il progetto si avvale di un comitato tecnico-scientifico che ha varie competenze, sia di tipo didattico che ambientale, e questi sono gli attuali componenti. Abbiamo Rossella D'Acqui, che è già stato direttore scientifico di ARPAL, Annibale Bigeri dell'Istituto di Biostatistica dell'Università di Padova, Goffredo Ferelli, un chimico, Maurizio Ferretti, che è il responsabile del Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova, la Rosa Frammartino, appunto, che adesso, dopo di me sentirete, Salvatore Moretti, che è comunque presente, che è un ingegnere di elettronica di Firenze, che ha contribuito alla progettazione delle mini centraline di cui tra poco vi parlerò, e il sottoscritto, che è un chimico ambientale che con esperienze, diciamo, nel campo della ricerca di questo settore. Quali sono gli obiettivi del progetto? In generale è quello di aumentare la consapevolezza dell'importanza di respirare aria buona, questo è un po', come dire, può essere uno degli obiettivi, e di contribuire attivamente, ed è questa la parte, se vogliamo, più importante, anche più impegnativa, all'individuazione delle fonti inquinanti presenti nel proprio quartiere. Quindi, per esempio, i depositi petrolchimici, il traffico autostradale, il traffico portuale, l'inquinamento domestico. Ecco, parleremo di tutte queste cose che riguardano appunto la nostra città e i possibili problemi di inquinamento, ma anche con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria. Cominceremo proprio dalle aule e di casa, e nelle case che i ragazzi abitano, con interventi mirati e possibilmente verificati con alcune misure che potremmo fare con semplici strumenti che metteremo a distribuzione. Contribuire con tutta questa nostra attività, che ovviamente sarà adeguatamente pubblicizzata, ad attivare le scelte più efficaci da parte di chi deve fare queste scelte per mitigare, come scelte individuali, ma anche come scelte ovviamente collettive e anche scelte legate appunto a scelte di governo della città e della regione, di mitigare le varie emissioni inquinanti cittadine, quindi il fatto che si ritorni, gli spissi automobilisti ritornino al trasporto pubblico, l'elettrificazione delle banchine dei porti, l'isolamento termico di edifici pubblici e privati. Cioè, quindi in qualche modo daremo nel corso di questo percorso anche informazioni su come, se i problemi esistono, su come si risolvono o si sono risolti e si potranno risolvere con opportune scelte scientificamente supportate. Entriamo nella descrizione dei materiali e metodi che in qualche modo utilizzeremo. Allora, nel corso, i componenti del comitato tecnico-scientifico e i consulenti di Ecoistituto proporranno agli insegnanti che aderiscono al progetto percorsi formativi diversificati, di cui appunto parlerà la professoressa, la dottoressa Frammartino, finalizzati al diretto coinvolgimento dei giovani. Agli aspiranti sentinella, con modalità che dovremo concordare con voi, quindi cominciate già a pensarci, eventualmente a fare domande, saranno date informazioni sulla composizione dell'aria, sulla qualità dell'aria, sulle norme per il controllo e la tutela dell'aria stessa, sulle buone pratiche individuali e collettive per respirare aria pulita, aria salubre. I giovani che parteciperanno al progetto terranno sotto controllo la qualità dell'aria che respirano con strumenti messi a disposizione delle scuole e sono, e poi lo vedremo in più in dettaglio, un sensore per la misura di continuo di anidride carbonica, delle mini centranine per la misura in continuo di polveri sottili PM10 e PM2,5 e dei campionatori passivi
si chiamano così, per la misura di biossido d'azoto e di composti organici volatili, la sigla è COV. Ecco, questi sensori vi saranno consegnati appunto al preside o ai singoli insegnanti, vi verranno dati in comodato d'uso e insieme allo strumento, diciamo così, vi verrà richiesto di sottoscrivere un piccolo contratto di comodato d'uso che ci permette di sapere a chi abbiamo affidato lo strumento, ovviamente ci raccomandiamo per la sua buona, il buon uso, all'interno ovviamente della struttura scolastica. Questo documento vi sarà consegnato al momento in cui appunto consegneremo i campionatori. Ecco qua, e questo è il primo sensore. Questo praticamente è quello che vi permetterà di controllare la concentrazione di anidride carbonica presente nella vostra aula. Io lo sto sperimentando a casa mia in questi giorni e mi sembra uno strumento molto affidabile che fornisce misure, come dire, attendibili. E cosa serve? Servirà, se volete, per regolarsi per il ricambio d'aria, perché quando questo sensore avrà superato un valore di soglia che può essere anche associato a un allarme sonoro, questo vi dirà che è opportuno aprire le finestre per riportare a valori simili a quelli che vedete e che corrisponde molto bene a quelli che oggi registriamo all'esterno della nostra città. Quindi potrete fare anche piccoli esperimenti su cui magari potremo parlarne con i vostri ragazzi, eventualmente affidandoglielo, sicuri che diciamo di affidarlo a ragazzi responsabili, perché potrebbero anche misurare, fare delle misure per esempio a casa o nell'autobus, comunque ne possiamo parlare. L'altro strumento è questa mini centralina che vedete nelle mani di uno dei nostri ingegneri che provvederà poi a collegarlo, ed è questa scatoletta che contiene i sensori che servono per la misura in continuo di polveri sottili, quindi PM10 e ultrasottili, così le abbiamo chiamate PM2.5, che è da tenere in classe laddove ci fossero difficoltà per il collegamento esterno, oppure appunto, come vedete nell'altra immagine a destra, appoggiata sul terrazzo della scuola, e questo vi permetterà di avere dati accessibili in internet immediatamente in continuo all'interno di una rete che è già predisposta. Quindi queste mini centraline faranno parte, le nuove, ne abbiamo acquistate 4 e stiamo appunto adesso prendendo gli accordi per poterveli consegnare, faranno parte di una rete di monitoraggio, questa gestione popolare, che è già in funzione. Qui vedete il link che vi permetterà di scaricarlo. Questa è quello che vedrete, una delle immagini delle attuali centraline. Queste sono 8 funzioni appunto in quella data. Il colore vi dà una segnala, tanto la posizione, e vi dà anche un'informazione immediata su quali sono i livelli di inquinamento monitorati in questo punto. Entrando nel sito potrete andare a vedere per esempio grafici di questo tipo che vi danno le ultime 24 ore di misure continue di tutte le centraline, di cui potrete vedere i valori medi e i valori istantanei. Su questo noi pensiamo poi di poter fare un incontro mirato per andarvi a spiegare meglio a tutti quanti come può essere utilizzato al meglio questo strumento, che è molto, molto flessibile, molto interessante, anche per coinvolgere di più i ragazzi, che ripeto che quando vogliono possono accedere al loro cellulare e andarsi a vedere che aria c'è nella loro aula, ma anche magari all'esterno delle altre scuole che partecipano al progetto. L'altro strumento è quello che vedete, questo triangolino, è il supporto per campionatori passivi. Quel cilindretto bianco è, come dire, il sistema che mette in comunicazione un campionatore che è all'interno del cilindro e l'aria esterna. È un sistema molto collaudato, che però ha il vantaggio di non avere necessità di, come dire, di avere collegamenti elettrici o altre cose. Può essere, come vedete in questa immagine, teoricamente indossato, e lo sarà in parte, oppure è collocato in un'aula o portato a casa. Questo strumento conterrà delle cartucce specializzate per le misure di un inquinante particolare, che è un problema di Genova, che è il biossido d'azoto, e per composti aromatici, organici aromatici, che si chiamano benzene, toluene, xilene, appunto la sigla BTX, e contemporaneamente
composti organici volatili, appunto COV, come dicevo prima. Allora, andiamo avanti. I campionatori passivi potranno essere posizionati dentro e fuori le aule, all'interno delle abitazioni degli studenti, per effettuare stime dell'inquinamento interno e esterno. I risultati saranno statisticamente valutati, graficamente anche elaborati, dal Comitato Tecnico Scientifico e successivamente presentati e discussi con i vostri studenti. Allora, qui adesso abbiamo il programma, come poi anche Maria Rosa, Rosa Framartino vi dirà, tutte le nostre proposte sono indicative, quindi aspettano, come dire, il vaglio delle vostre come dire, dei vostri programmi per poter decidere dove cominciare a fare, in quali potrebbero essere i periodi per fare le varie cose. Noi comunque già a giugno e a luglio pensiamo di attivare le centraline con accordi con voi per poterli portare a scuola, se possibile collegarli all'esterno, avendo una rete elettrica di collegamento, e se questo è impossibile o difficile o può essere fatto successivamente, noi potremmo già attraverso questo attivarlo nelle vostre scuole. Questo vale per il nautico, con cui siamo in attesa di un vostro professore che si stava occupando di queste cose, però non abbiamo ancora avuto modo di contattarci, di contattare, se non so se è presente. Comunque, casomai poi ne parliamo. Quindi, e in questo periodo faremo già, in particolare con lo Zenzero, dei campionamenti preliminari. Questo per avere conferma che, appunto, 24 ore di misura o 7 giorni di misura sono più che sufficienti per fare misure sia all'interno che all'esterno. A settembre, una volta appunto partite con le scuole, anche qui in una data precisa da concordare, vi verranno consegnati comunque i 4 sensori di anidride carbonica con le dovute istruzioni e potrebbe partire, se siamo d'accordo, la campagna di misura con campionatori che posizioneremo a Borzoli Feggino, quindi nell'alta Val Polcevera, presso 8-10 edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo di Borzoli oppure del CEIS o di altri siti che eventualmente sono disponibili. Queste saranno misure esterne fatte utilizzando dei box che abbiamo già acquisito che proteggono quei campionatori passivi che avete visto nell'immagine indossata da un ricercatore. Scusa Federico, mi chiedeva Alessio, per quanto riguarda il CEIS, se si pensava alle strutture di trasta. Si era pensato. Chiedo scusa, io le domande le farei dopo, sento dopo. Sì. Quindi vi chiedevo di prenotarvi per gli interventi. Sì. Scusate, così io vado avanti. Voi, chi vuole intervenire nella chat, scriva il proprio nome e poi alla fine dei nostri due interventi, quindi avrete anche tutte le altre informazioni anche sulla parte più espressamente didattica, potremo intervenire. Ecco, comunque, diciamo ottobre, novembre, sempre date indicative da concordare con voi. Avremo delle campagne di misura di biossido d'azoto, in questo caso soltanto, in ambienti interni. Gli ambienti interni saranno le aule e le abitazioni, faremo anche qualche misura esterna, ma estemporanea, che potrebbe coinvolgere, e qui vedremo i numeri precisi, ve li potremo dare quando avremo un chiaro il bilancio complessivo di come stiamo spendendo e come i soldi che avete visto, eventualmente con qualche integrazione se la regione ce la riconoscerà. Quindi dopo l'approvazione del programma che il Comitato Tecnico Scientifico ha già visto, dei dettagli operativi, tutti questi vari parametri, quindi la tempistica, come funzionano gli strumenti, come vengono posizionati, i problemi della privacy che ci potrebbero essere, saranno concordati con voi con incontri successivi su cui dovremo già cominciare a ragionare su quali date e in quale modalità. Io, se possibile, vorrei fare degli interventi in diretta, ovviamente se siamo complessivamente potremo continuare a farlo nella modalità in remoto come stiamo facendo noi adesso, ma ovviamente dovremo discutere insieme. Qui alcune informazioni, stiamo quasi per finire, quindi l'aggiornamento del progetto le troverete sul sito di Ecoistituto, che stiamo in qualche modo aggiornando, ma comunque è accessibile. I contatti con l'email potete usare questo indirizzo, e io eventualmente potete anche scrivermi come referente scientifico del progetto. Ora, io vi ringrazio, questo, vabbè,
e passerei la parola, passo la parola a Rosa Frammartino, che vi illustrerà, come dire, l'ipotesi su cui abbiamo ragionato per potervi, come dire, inserire un discorso didattico ragionato insieme. Rosa, a te la parola. È inutile ripetere cose che avete già intuito. Comunque, siccome ci sono dei dettagli in più dal punto di vista didattico, la buona aria, l'aria viziata, l'aria inquinata, è chiaramente una declinazione della tematica del progetto che ha già illustrato Federico Valerio. Sono spunti di riflessione transdisciplinari e riguardano in modo particolare prevalente, diciamo, l'educazione civica, la storia, la scienza e geografia. Questo perché sto già pensando ad una proposta di lavoro che dovete assolutamente considerare apertissima, nel senso che ho ipotizzato quello che potrebbe essere un percorso di pedagogia informale basato quindi sull'insegnamento apprendimento informale, per coinvolgere i ragazzi, motivarli alla partecipazione, come dico sempre con una pseudo metafora, diciamo, bussare alla porta dell'interesse e della curiosità dei ragazzi, per poi, una volta che socchiudono la porta, entrare con dei contenuti un pochino più specifici, che assolutamente non sono di mia competenza, ma sono di competenza degli esperti, di cui uno è il portavoce in questo progetto, proprio Federico Valerio. Come faccio per andare avanti? Ecco, così? Esatto. Ok, allora, in alto vedete sempre il titolo ripetuto, in piccolo per ricordare. Quali sono i tre nuclei dell'educazione civica a cui facciamo riferimento? Dunque, faccio una premessa che è scontata e cerco di non farvi perdere tempo. Io da 2 anni organizzo l'offerta di pedagogia civica di legalità su altri temi anche oltre a questo ambientale, solamente guardando, non solamente guardando a quelli che sono i tre pilastri indicati nelle linee di indirizzo della legge numero 92 del 2019. Questi, per contestualizzare, li ricordo e sono nulla di inventato, ma assolutamente mutuato da quello che è il documento delle linee di indirizzo. Quindi Costituzione, diritto, legalità e solidarietà è il primo piede del tripode dei nuclei concettuali dell'educazione civica. Il secondo è lo sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Il terzo è cittadinanza digitale, utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi virtuali di comunicazione. Mi sono chiesta perché questo, perché intanto credo che possano, almeno per esperienza fatta in questi 2 anni, quasi 3, con relazione e in collegamento con i docenti che dei diversi ordini scolastici, dalla primaria fino alle secondarie di secondo grado, per l'esperienza fatta ho colto che tutte le scuole, tutti i colleghi hanno desiderio di uscire dalla sporadicità dell'intervento, ma per dare una cornice più sistematica al lavoro che viene fatto. Per cui anche lavorare sull'educazione ambientale può voler dire trovare qual è il filo di congiunzione che ci riporta al contesto dell'educazione civica, perché poi i docenti sanno benissimo che queste attività possono essere documentate, valorizzate e legittimate se rientrano. Sono sempre valide anche da sole queste esperienze, le abbiamo sempre fatte finora, però messe in un contesto di educazione civica facilitano e danno maggiore visibilità e possono essere gratificanti anche per il protagonismo sia dei docenti nell'innovazione metodologica, sia per i ragazzi per il contributo in termini di creatività e di interesse che possono dare al lavoro. I tre nuclei sono questi, e sento il bisogno di spiegarli perché nel primo, come Costituzione, diritto, legalità e solidarietà, è ovvio che c'entra tutto ciò che è normato all'interno anche del diritto ambientale.
però io penso a dei materiali che fanno un po' da riferimento, che sono ovviamente gli articoli dentro la Costituzione, la connessione degli articoli, di alcuni articoli che segnaleremo poi nel quaderno didattico con le istruzioni per l'uso, con l'agenda ONU 2030, e un documento che assolutamente ritengo ineludibile è l'enciclica della Laudato Si. Quindi altri materiali verranno ad arricchire questa cosa, però questi tre sono i punti basilari che chi vuole sviluppare di più quel tema sa che ha il materiale eventualmente per farlo. Il secondo è proprio quello che riguarda in modo diretto e inequivoco proprio la materia del percorso educativo che facciamo come Sentinelle dell'Aria. Il terzo va un po' spiegato in questo senso. Siccome si parla di cittadinanza digitale, in genere quando si parla di questo terzo piede, diciamo, di questo tripode di studio, si parla dei pericoli del web, ok? In questo caso a me piacerebbe poter perlustrare le potenzialità positive del web, per esempio per stimolare i ragazzi sia ad imparare a navigare in modo sicuro, però nel navigare in modo sicuro utilizzare lo strumento informatico per lanciare messaggi positivi nel campo del cambiamento climatico, di sensibilizzare altri giovani sul tema, fare una micro campagna di comunicazione con degli slogan. Quindi lo strumento è il web e l'informatica, e quindi creare un cittadino digitale può voler dire anche offrirgli degli stimoli nel campo specifico dell'educazione ambientale e di una nuova coscienza green. Chiaro finora? Pronto? Chiarissimo, sì, vai avanti. Posso andare avanti? Certo. Okay. Allora, il contesto qual è? È la qualità dell'aria, i dubbi, le sicurezze e i rischi per la salute. Io cerco di parlare sempre molto semplice, proprio perché è basilare la comunicazione semplificata al massimo con i ragazzi e nella pedagogia informale. L'articolazione tematica. A che cosa pensiamo? Pensiamo, questi in genere nel gergo didattico vengono tradotti come obiettivi, finalità. Io ho pensato che quelli, nella forma classica del linguaggio, del lessico didattico, li inserisco nel quaderno, diciamo, istruzione per l'uso, ma qui volevo essere un pochino più semplificata. Per cui, quali sono i punti di riferimento? Il protagonismo consapevole dei giovani per una rinnovata e positiva coscienza ambientale, che trova assolutamente completezza e legittimazione già in un obiettivo analogo che ha prima presentato Federico Valerio. La conoscenza dell'elemento aria e della sua importanza nella salute dell'uomo e dell'ambiente. Anticipo una cosa, così poi non perderò due volte il tempo, lo anticipo qui. Dopo vi parlerò di questo strumento che vorrei mettere a vostra disposizione, che è un questionario minimo, cioè non le cose classiche con grandissime sezioni come numero, come qualità, come, diciamo, coinvolgimento, ma molto blando, che però serve per capire e per misurare in un modo assolutamente, come si dice, esperienziale, non con criteri scientifici veri, ma comunque capire che cosa percepiscono i ragazzi rispetto all'aria, okay? Cosa sanno. Sarà importante poi riproporre. Questo questionario sarà assolutamente anonimo, se non solamente con la classe, e se il docente vuole, invece di mettere il nome dello studente che l'ha composto, può mettere il numero che corrisponde alla posizione nel registro, che sa rimane nella privacy, diciamo, del docente e della realtà educativa. Non siamo tenuti noi a sapere come si chiama quel numero che ha dato quelle risposte. Roba molto semplice,
che però io vorrei poi riproporre alla fine del percorso per dare un attimo di visibilità a ciò che ha contribuito ad operare, a produrre l'investimento formativo. Quindi lo stesso prima e dopo. Quindi questa era la cosa che riguarda la conoscenza dell'elemento aria. Poi l'inquinamento dell'aria nelle città, cause e rimedi, qualità dell'aria e cambiamenti climatici, conoscenza e tutela dei polmoni della terra. Posso andare? Sì. La buona aria, quindi le due parti del percorso. Il percorso si divide quindi in due parti. Una prima parte che è motivazionale e propedeutica alla comprensione dei concetti scientifici di progetto e la seconda parte è conoscenza del contesto e attivazione di un protagonismo responsabile come sentinelle dell'aria. Il metodo di lavoro. L'azione didattica si basa sulla metodologia informale nel duplice aspetto, come dicevo, di insegnamento-apprendimento e realizza il suo momento di sintesi nella fase laboratoriale. E qui metto a piedi slide il numero 00, quaderno guida didattica, quaderno guida didattico perché l'aggettivo va con il sostantivo, però vuole proprio essere una cosa che costruiremo insieme, nel senso che io preparo un palinsesto di base, diciamo, di quello che può essere utile, però è aperto a vostre osservazioni, a contributi, in modo che all'inizio d'anno, se su una sezione tematica c'è voglia di sapere di più, troviamo dei materiali e li inseriamo dentro. Ecco, quindi è un progress, diciamo, questo strumento. Dopodiché, l'insegnamento informale, di cosa si avvale? Si avvale del contributo di esperti in aula e dell'utilizzo dei diversi linguaggi comunicativi, come la saggistica, la narrativa, film o documentari, testi teatrali o musicali, per attivare nei ragazzi un approccio empatico e costruttivo verso le tematiche oggetto di studio. Il desiderio, l'ambizione è quella di stimolare una curiosità che li spinga a dire voglio esserci, voglio dire la mia, vorrei saperne di più. Ecco, questo è lo scopo dell'azione educativa. L'apprendimento informale stimola lo sviluppo di uno o più ricerche sui temi di progetto, propone piste di indagine conoscitiva su problemi e comportamenti, mette in atto modalità laboratoriali e creative per la conoscenza e l'apprendimento, approfondimento. Anche questo c'è qui a piedi slide, educatori laboratoriali. Che cosa intendo? Lo vedrete dopo con una slide che c'è successiva. Perché? Perché ci sono momenti di attività laboratoriale e momenti di lezio. Vado avanti, diciamo, più sui contenuti scientifici. La sintesi metodologica si compie quindi nella fase laboratoriale attraverso momenti di ricerca, assemblaggio e analisi di documentazione, perché sarete supportati come docenti, è chiaro, e siamo a disposizione anche con la mia esperienza su questo tipo di lavoro, con tante scuole, come vi dicevo, in questi anni, però c'è bisogno che una volta, dobbiamo anche arrivare a un punto in cui facciamo un'alleanza, un patto pedagogico tra noi, dove diciamo cosa condividi, cosa ti serve, serve questo, io lo procuro, poi da questo punto a questo punto bisognerà che tu docente, tu collega, produca una situazione magari di discussione, di riflessione, di brainstorming all'interno della classe, quello che ne viene fuori lo possiamo utilizzare in un certo modo, da lì partiamo con un'altra azione di progetto. Quindi io non è che avvio la cosa e poi mi rifugio sull'isola, sono sempre a disposizione per aggiornare, per accompagnare lo sviluppo del lavoro. L'attività laboratoriale di lettura e scrittura creativa legata ad un film, ad un saggio, testo narrativo sul testo oggetto di studio. Di questi materiali, chiaramente come voi, pure io ho fatto una ricerca in internet per vedere, c'è tanta roba, però sinceramente
cose a cui io penso non ci sono, quindi ho l'ambizione di pensare che se condividiamo una modalità di lavoro che costruiamo insieme, può venire fuori qualcosa di veramente originale e innovativo nella metodologia, perché molti si rifugiano nel fumetto, molti nell'animazione, molti nel linguaggio troppo semplificato, altri nel linguaggio scientifico. Io qua vi dico in termini molto concreti e semplici a cosa penso. Penso che, a parte il fatto che il film non lo indico neanche perché sarà all'interno di una filmografia che condivideremo ovviamente con i prossimi materiali, nelle prossime fasi di raccordo di progetto. Dicevo, se io immagino che una classe che veda un film sul tema ovviamente legato al problema oggetto di studio, comunque all'aspetto oggetto di studio, possa partire da lì per trarre ispirazione e fare o un racconto completamente nuovo o un racconto anche modificato, immaginando degli elementi, che so, ci sono tre protagonisti importanti, immaginare che uno perda importanza rispetto agli altri due e quindi fare una specie di staffetta di scrittura dove i gruppi si dividono il lavoro a capitoli e possono, con un progetto condiviso, dire vogliamo creare un racconto, un testo narrativo. E quindi questo è quello che io penso. Il film serve proprio a recuperare quel patrimonio di informazioni che molte volte i ragazzi non hanno. Perché? Perché se gli chiediamo di farsi prima la ricerca e di studiarsela, è chiaro che arrivano spompati al momento in cui gli chiediamo volete che facciamo sta cosa? Dicono, ah, allora è la solita roba. Invece noi vorremmo che arrivassero invitati a interagire con i contenuti scientifici, non appesantiti dal dovere di sapere per forza delle cose, ma aperto alla creatività, in modo che loro possano dire ci piacerebbe sapere di più su questa cosa, e quindi se nasce da loro siamo già a buon punto. La socializzazione degli elaborati prodotti, perché? Perché è chiaro che diventa una fase di gratificazione per i ragazzi vedere questa cosa. Si possono ovviamente pubblicare, se ci sono risorse si può fare anche un ebook, altrimenti si mettono sul sito per valorizzare. Di sicuro i ragazzi che lavorano, penso che io ho avuto modo di parlare anche con Pinuccia Montanari, che è la coordinatrice del comitato scientifico e che condivide, e con lei io sto già facendo da alcuni anni sulle scuole del territorio reggiano e modenese esperienze analoghe di metodologia, non di tema specifico. E quindi con lei dicevo che potremmo pensare come ecoistituto, che so, a stampare delle pergamene, qualcosa di attestato che faccia in modo che, oltre a quello che prende l'incarico di fare responsabilmente la sentinella dell'area, anche come gruppo classe, se partecipa a un lavoro di questo tipo e viene fuori un elaborato scritto, un qualcosa di originale, è giusto anche che venga riconosciuto e, diciamo, premiato, non premiato nel senso di premio da fare, ma comunque che venga gratificato nel contesto progettuale. E la data che vedete qui, intanto i tempi, perché ho fatto una breve ricerca, ho visto che magari ho guardato male, è probabile, però mi pare di aver capito che ancora la Regione Liguria non ha pubblicato esattamente quando comincia l'anno scolastico, ma mi pare di poter dire più o meno che, come la maggioranza, sarà, tranne quelle del sud che cominciano un po' più tardi per la storia famosa del caldo che fa più caldo, ma dovrebbe essere il 12 settembre. Se a voi risulta una data diversa, ovviamente queste sono date indicative che io ho messo qui. Penso, ipotizzo, propongo un incontro sempre con la stessa modalità di oggi per il lunedì 5, quindi almeno una settimana prima,
per la programmazione e avvio delle azioni di progetto, almeno per illustrare che cosa è questo quaderno che sono riuscita ad assemblare, per vedere se può essere utile, se lo vogliamo cambiare, se lo vogliamo ridurre o implementare, e i contributi e i materiali didattici legati alle due declinazioni progettuali. Le due declinazioni sono, come avete potuto vedere, Sentinelle dell'Aria, quello già illustrato da Federico Valerio, c'è scritto infatti che è stata fatta la presentazione, e l'altro che è invece quello che riguarda proprio la buona aria, l'aria viziata, l'aria inquinata. Per cui a settembre si pensa di partire con un film o documentario tematico. L'attività è quella di fare visione, riflessione, impressione individuale o di gruppo, scritte, oppure siccome ho colto che può trattarsi e in alcune fasi si tratterà di lavoro coordinato nel modo, diciamo, più consono alla produzione, alla riflessione educativo-didattica. Però ci può essere anche una fase di informalità che può essere quella dei gruppi di interesse, quindi non proprio come classi. Penso per esempio ai ragazzi del CES o questi del centro Zenzero. Per cui non è necessario, non è obbligatorio spingere le impressioni da scrivere, ma l'educatore, il conduttore dell'attività può anche registrare con eventuale registrazione audio, proprio per evitare che qualcuno rimanga fuori che non vuole o teme di misurarsi con le difficoltà della scrittura, che almeno a me è capitato tante volte, non so a voi, ma i ragazzi in qualche occasione tendono a tacere proprio per evitare di misurarsi con la traduzione nel linguaggio scritto. E il cinema è un canale basilare. Perché sono partita dal cinema? Proprio perché ha questa importanza per la metodologia informale, perché un film coinvolge i ragazzi e spesso suscita la loro attenzione più di una conferenza o di una lezione. Ecco perché prima utilizziamo la strategia del fascino filmico, diciamo, e poi cercheremo di andare verso altre tappe di produzione. Dall'analisi e riflessione sul film documentario possono nascere quindi le espressioni, le esperienze di scrittura creativa. Questa dall'1 al 15 ottobre, quindi pensavamo di proporre questo questionario, che sono assolutamente una domanda articolata in tre possibili sezioni e tre domande da sole, quindi è in due parti, quindi proprio una paginetta di A4 per intenderci, scritta largo, senza trabocchetti di difficoltà. Il questionario, quindi, è chiaro che poi provvederemo a fare la tabulazione dei dati, poi per il 17 ottobre, che vuol dire quindi i primi 15 giorni questa cosa, i ragazzi la fanno in 10 minuti al massimo, però è chiaro che ci vogliono 2 settimane per il docente per organizzarsi il lavoro, quando, come, con chi, come lo registra, come lo raccoglie, insomma tutte le cose che per condividerle e procedere con la stessa modalità, è chiaro che ci sentiremo e ci raccorderemo. Poi quindi dal 17, che vuol dire la seconda quindicina di ottobre, ancora tutta da decidere, partono le 4 lezioni a cadenza quindicinale, perché una volta che abbiamo preparato il campo e sollecitato la curiosità, mi sento di ipotizzare che ci sia già una certa curiosità da parte dei ragazzi, per cui dopo aver compilato il questionario sull'aria, magari hanno voglia di sentire qualcuno che dice qualcosa di più, come una lezione vera e propria, chiaramente con lo stile sempre del linguaggio semplificato. Comunque abbiamo pensato a 4 subdeclinazioni del tema, che sono aria e salute. Qui c'è insetticidi, non ho fatto in tempo a metterci lo slash, ve lo dico a voce, insetticidi slash pesticidi, è questo qui del numero 2.
Poi il 3, area e traffico urbano, area e cambiamenti climatici, lezione numero 4. Quando verranno compilate queste cose, decise all'interno del comitato scientifico, condivise, ci sarà la fornitura di abstract delle lezioni con un minimo di profilo sintetico di ogni docente o esperto che farà la lezione e anche una mirata e minuscola bibliografia dedicata alla lezione specifica. Quindi questi sono materiali che entreranno nel quaderno istruzione per l'uso a cui ho fatto riferimento nelle prime slide. Dopodiché, ecco, chi sono questi, oltre alle lezioni, questo volevo aggiungere, ci sono anche dei momenti per attività laboratoriali. A cosa penso? Penso al film come lettura, non lettura nel senso letterario, lettura del film, quindi. Sono assolutamente ipotesi queste, sono personalità, professionalità giovani, alcuni molto giovani, altri meno giovani, che però ho avuto modo di vedere dal vivo come lavorano. Ecco, per questo mi sento, Andrea Meccia per esempio è un docente di cinematografia al Centro di Cinematografia di Roma, Simone Maretti è un attore, narratore che produce queste performance di lettura artistica, diciamo, per soggetti importanti come gli istituti storici. Quindi sono persone di cui ho potuto sperimentare la competenza, ma bisogna vedere se accettano e se ci sarà la convergenza anche sul vostro parere positivo. Quindi sono solamente ipotesi. Poi c'è la lettura scrittura creativa, penso ad Enrica Zin e alle sue favole che sono veramente bellissime, mi hanno incantata e penso che possano dare un contributo per afferrare dal polso i ragazzi e portarli dentro il clima della scrittura creativa. Per cui è ovvio, io l'ho messo lì proprio perché ci terrei moltissimo a questo contributo, però è chiaro che non l'ho neanche chiesto, quindi considerateli solo come ipotesi, come proposte per il momento ancora da verificare. Poi il linguaggio musicale, perché mi è venuta questa idea? Perché ho potuto sperimentare che o come rap o come testo canzoni sul tema può anche avere un qualche appeal sui ragazzi se vogliono esprimere un loro parere o una loro proposta creativa. E poi il 4, che è la scienza amica dell'ambiente, navigazione sicura e internet. Vedete che ho utilizzato quasi una comunicazione quasi sincopatica, pro-green, che vuol dire quello che ci siamo detti prima, e cioè idee che i ragazzi possono avere per lanciare messaggi positivi nel campo della coscienza ambientale. Matteo Giagnello, che è questo ingegnere che conosco e ho già visto al lavoro, però possono anche essere altri, sono assolutamente questa no perché era un refuso, qui grazie per l'attenzione. Ok, adesso sono pronta. Cosa devo fare per uscire? Dico, interrompi condivisione? Sì, perfetto. Ok, fatto. Ok, e però devo... Voi vedete anche il mio... Oddio. Sì, sei a posto. No, va bene. Ok. Adesso vediamo se ci sono delle domande. Ok, va bene. Interventi. Ma c'era una domanda di Alessandro Nurcis che riguardava il CEIS, che l'aveva già avanzata prima. Sì, chiedeva solo passi, vediamo. Le misurazioni avverranno anche nella struttura di trasta. Sì, sì, ci spieghi un po' meglio il motivo della domanda. Sì, no, è una cosa che mi chiedeva il nostro responsabile Alessio, perché mi ha detto che avevate fatto una supervisione in loco, credo, nella struttura di trasta, e se quindi sarà previsto anche sistemare una centralina di misurazione lì. Allora, sì, io posso accennarti. Allora, io avevo parlato con Alessio
secondo me dobbiamo vederci un attimo con tutti gli attori di questa cosa, di chi conosce meglio di me il territorio, perché abbiamo a disposizione, diciamo, 9 box che ci permettono di collocare 9, al massimo, perché queste 9 campionatori passivi in altrettanti posti della vallata, della, appunto, zona di Trasta, comunque Alta Val Polcevera, laddove ci sono attività che, come forse ho accennato, comunque lo ricordo, questo monitoraggio è finalizzato ai composti organici volatili, quindi è tutto quel tema delle emissioni, dei depositi petrolchimici che ci sono in zona, del traffico pesante che eventualmente è presente, autostrade e quant'altro. Quindi questi 10-8 campionatori dovranno essere posizionati in modo possibilmente adeguatamente distribuito sul territorio, appoggiandosi appunto alle scuole e anche a eventuali strutture CEIS. Questo perché sono strutture che devono essere, sono riparate dalla pioggia, dal vento e dal sole, ma ovviamente dovrebbero essere anche in qualche modo salvaguardate da chi va lì e si porta via la roba, insomma. Quindi comunque i posti dove piazzarli sono dei pali della luce di solito, o anche balconi o terrazzi. Quindi dovremmo vederci, e Trasta sicuramente è previsto. Io ho già guardato nella scuola vostra, diciamo, adesso non mi ricordo il nome, della quella di Borzoli. Di Borzoli, e avrei già visto un posto dove poter piazzare questa cosa, che faremo nei prossimi giorni, perché con la professoressa Traverso abbiamo già concordato di vederci nei prossimi giorni per portarvi intanto la campionatore e la centralina, eventualmente per poter concordare intanto il posto, eventualmente già piazzare questa scatoletta in attesa che arrivino, poi ecco, decidiamo quando e come poter ospitare anche, fargli ospitare anche i campionatori passivi. Ok. Qualcun altro? Rispetto alla relazione di Rosa Framartino, c'era un'osservazione di Enzo che garantisce per la disponibilità dell'azienda. Grazie. Grazie, garantisce lui. Poi in chat non c'è altro. Sì, magari volevo solo accennare che a questo punto dovremmo anche concordare la tempistica dalla parte, diciamo, sperimentale e la parte educazione. Quindi, ripeto, io ho dato delle indicazioni molto di massima, dovremmo anche sentire appunto gli insegnanti interessati e fare in modo che ci sia, come dire, il momento in cui i ragazzi saranno invitati a fare misure o diventare sentinelle, bisogna trovarlo in modo adeguato all'interno di quel percorso formativo che Rosa ha delineato. Quindi magari su questo ragioneremo un pochino di più, insomma. Noi ci stiamo attrezzando per avere tutto pronto per poter partire a settembre. Ecco, questa è la parte di vista delle misure. Qualche altra domanda? E l'Istituto di Marassi ha più risposto? Non abbiamo contatti. E, appunto, ho soltanto una mail della preside. Sì. Che vorremmo sentire, perché ecco, non l'ho detto prima, ma sia il Marassi, quindi la scuola di Marassi, che lo Zenzero serviranno un po' da controllo di aree urbane non esposte a quegli specifici inquinanti, che poi andremo a vedere in modo più dettagliato con appunto a Borzoli piuttosto che a San Teodoro. Quindi appena appunto avete qualche possibilità di contattare gli insegnanti, ben volentieri, sì, vengo a spiegare un po' meglio. Io pensavo che appunto Marassi potrebbe ospitare eventualmente una centralina fissa di quelle per gli ossidi d'azoto, appunto come controllo durante quel periodo qui. Anche i ragazzi saranno chiamati a portare a casa il loro campionatore. Nel frattempo noi faremo anche qualche misura esterna alle scuole che gli stessi ragazzi frequentano, se possibile. Sì, noi avevamo ricevuto l'ok formale appunto dall'Anna Fabbrica, la vicepreside. So che, perché abbiamo avuto problemi anche noi adesso a avere un po' di contatti, perché essendo sulla chiusura della scuola sono tutti molto impegnati, però dovrebbe rimanere, quando si sbloccano leggermente con gli impegni, dovrebbero rimanere sull'ok senza problemi. Perfetto. Okay. Volevo sapere qualcuno. C'è un commento di Giuseppina Montanari che inviterei a riattivarsi audio e video e farlo che dire. Ce lo viene a raccontare. Ah no, sì. Ciao Pinuccio, dici. Sì, no, sto cercando di... dice impossibilitato a riavviare il video, si vede che è stato bloccato da di me lo stesso. Mi sentite? Comunque sì.
Sì, ci sentiamo. Sì. Perfetto, sì. No, volevo solo dire che sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista della proposta metodologica e didattica, penso che sia un progetto molto interessante. L'articolazione, adesso io che ho seguito sempre anche Rosa Frammartino, la professoressa Frammartino, nelle sue esperienze nelle varie città italiane, insomma, anche tra l'altro con collegamenti che facciamo da Glasgow quando ero alla conferenza dell'ambiente, cioè, e poi in presenza e online, devo dire che questo approccio didattico è molto articolato, ecco, è molto efficace, ecco. Quindi da questo punto di vista si può, insomma, noi cercheremo anche di mettere insieme e di valorizzare le esperienze appunto precedenti, anche sempre per affinare meglio, ovviamente con grande disponibilità e apertura, però mi sembra che il coordinamento pedagogico didattico della professoressa Frammartino funzioni come ha funzionato un po' con successo anche nelle ultime esperienze che abbiamo fatto anche a Finale Emilia, insomma, sono tutte esperienze al liceo Canossa di Reggio Emilia, insomma. Ecco, è una metodologia che secondo me, collegata con i contenuti antiscientifici, può dare, credo, dei risultati interessanti, insomma, sia per i ragazzi che per l'istituto. Stop. Qualcun altro? Vabbè, come dicevo, manderemo comunque il materiale a tutti quanti, compresa quelli che oggi non hanno potuto essere presenti, e forse appunto è solo da capire quando potremo eventualmente risentirci, sia per avere una maggiore illustrazione degli strumenti che vi daremo, del loro funzionamento e del loro utilizzo, e sia per poter partire con la parte didattica in base a quelle indicazioni che Rosa ha indicato e che io trovo estremamente interessante. Quindi potrà venire veramente un bel lavoro, ottimo lavoro. Ecco, volevo sentire un attimo dal Nautico, perché volevo possibilmente fissare un appuntamento per portarvi il campionatore, provare a vedere, non so se chi è presente, mi pare che era il professor Grasso, se non ricordo male il nome, che aveva avuto questa indicazione da parte del preside, non so se potete dirmi qualcosa, potete attivare magari il sonoro? Allora, scusate, Grasso io non lo conosco. Forse ho sbagliato io il nome, scusami. Scusa? Penso professor Sacco. Sacco, scusami. Ecco, sì, Sacco è quello giusto. Sacco, perché è il nostro responsabile informatico. Infatti. Esatto, allora è lui. Sì, sì. E Sacco oggi credo che sia impegnato in Darsena perché c'era il progetto. No, non c'è problema. Magari gli dite, dato che gli ho scritto diverse volte. No, gli diciamo di risponderle, sì, certo. Rispondermi e vediamo di organizzare. Perché, ripeto, anche se non avete il collegamento elettrico, ha senso piazzare questo, come peraltro faremo anche un'altra scuola, piazzare dentro una classe la sala. No, ma io domattina già lo vado a cercare, sono a scuola, sono lì e cerco Sacco, glielo dico. Finché, anche tanto la scuola è aperta, ecco. Sì, esatto. Una volta allacciato alla presa di corrente e fatto il collegamento, la centralina trasmette da sola in automatico. Sacco, tra l'altro, sì, scusi, è una persona estremamente disponibile, quindi magari se anche è occupato domani mi dice lo facciamo dopo domani, ecco. Giusto però anche secondo me è bene fissare una data e da lì poi si parte, se non è quel giorno sarà il giorno dopo, però almeno sappiamo che siamo occupati lì e soprattutto iniziamo, perché ora iniziamo, ci mettiamo nell'ordine di idee di iniziare, chiaro, poi bisognerà trovare le classi. Ora con la mia collega che è collegata, la professoressa Morbelli, avevamo già più o meno un'idea delle classi da coinvolgere e soprattutto avevamo detto col preside per la Darsena, dato che in Darsena abbiamo delle seconde di ragazzi anche intelligenti, ma piuttosto vivaci. Avevamo detto prendiamo i singoli, non prendiamo la classe. Ne prendiamo 5 dalla seconda A, 3 dalla seconda H, 4 dalla seconda F e li coinvolgiamo. Perché in questo modo diventa anche un premio, soprattutto. Va bene. Sì, questo aspetto valutato da voi, insomma. Ovviamente no, io ho bisogno di sapere poi quanti saranno. Certo, ma infatti anche per quello. Volevamo evitare che si mettessero in mezzo, si inserissero per nostra disattenzione elementi che è meglio che non tocchino niente. Vabbè, questo no, glielo dico per... metto le mani avanti, per cui il preside ne avevamo già parlato, vero? Sì, esatto. Si era deciso questo, ora oggi mi spiace che... Sì, non...
Come dire, vi daremo questo comodato d'uso, ma anche in termini, anche questo è un avvocato che l'ha stilato giustamente. Sì, no, quindi, ma... vabbè, ovviamente, ripeto, è anche il rispetto per le cose, ecco. Se non vi chiederai danni, però... No, no, però, no, ma anche i ragazzi devono imparare che se uno se lo merita viene inserito, gli viene affidato un compito, se non se lo merita resta in classe, ecco. Va bene, d'accordo, lascio voi decidere. Posso dire una cosa, Valerio? Mi pare che nei primi momenti della connessione c'è stato proprio all'inizio un messaggio di Enzo Tortello rispetto al... Sì, ma era un aspetto formale, perché ho fotocopiato, non c'è problema. Ok, quindi niente... Proprio per far vedere che esiste questo documento, sì, perché ci cominciate a ragionare, cioè qualcuno dovrà firmarlo. Sì, ma la cosa che volevo aggiungere è esplicitiamo con... il mondo della scuola che oggi è con noi, che si tratta, è una banalità, ma è un comodato d'uso gratuito. Ecco, assolutamente, sì. Non è dato per scontato, ma è importante questo. E quindi il documento formale che accompagna questa cosa ovviamente serve per togliere da responsabilità eccessive la scuola nella gestione. Tant'è che tu stai sottolineando proprio il fatto che sta alla attenta valutazione del soggetto a cui si affida, perché poi non andremo a chiedere danni ai docenti, quindi che siano tranquilli, l'importante è la cura nella selezione. E poi è possibile, come dire, il materiale lo recupereremo alla fine del percorso, cioè ecco, diciamo, non l'ho detto, ma se per esempio il sensore volete utilizzarlo più a lungo di febbraio, quando scade, quando sarà la marzo, la fine del progetto, ovviamente potete farlo. Sì, no, ma era solo per una tranquillità nostra interna di dire dove a chi li affidiamo questo compito. Bisogna trovare delle persone, diciamo... Sì, il campionatore passivo, quello se lo porteranno a casa, quindi è importante che venga affidato a ragazzi. Non lo farò indossare durante la giornata come faremo in alcuni altri casi, perché è troppo complicata. L'affideremo un lunedì mattina, spiegando ovviamente bene a tutti, anche gli altri comunque possono assistere. Lui lo porterà a casa, lo metterà, gli daremo anche le istruzioni, compilerà un piccolo questionario che ci dà quelle informazioni su appunto casa sua, dove si trova, che piano è, se ha una cucina a gas piuttosto che elettrica, domande che comunque, ecco, un questionario che comunque vi faremo già avere nei prossimi giorni, perché l'ho già comunque elaborato anche per ricevere vostre informazioni a riguardo, e dovrà appunto dopo una settimana, quello sì, riportare tutto indietro, perché se lo perdiamo abbiamo perso un'informazione che ha anche un certo costo, perché l'analisi del campionatore, insomma, ha un certo costo, e comunque abbiamo perso un'informazione, e questo ovviamente non è un peccato, ecco, perché anche qui non l'ho detto, ma di fatto grazie ai ragazzi avremo prime informazioni in esclusiva, perché a Genova, che io sappia, nessuno ha mai fatto nulla di simile, di questo problema dell'esposizione dentro ambienti chiusi, si chiama indoor in termini tecnici, a Genova, quindi in quartieri che comunque problematiche ambientali sicuramente li hanno, e queste informazioni saranno utilizzate per stimolare poi gli organi di controllo a fare anche indagini più estese, se possibile, più articolate. Quindi i ragazzi saranno coinvolti, non escludo tra l'altro con valenza scientifica, se i numeri saranno adeguati per anche pubblicazioni all'interno di questo settore di citizen science, che ripeto è un segmento della ricerca scientifica che vede i cittadini direttamente partecipi a creare o far crescere la conoscenza di un dato fenomeno, ed è esattamente quello che faremo, perché in casa quanti ossido azoto sto respirando in questo momento, certo, nessuno me lo dice, sono curioso anch'io, vabbè, chiaramente non ho la priorità ai ragazzi, e vabbè, quindi questo è quanto. Se ci sono qualche altra domanda... Posso chiedere, perché io non ho la visione completa della partecipazione oggi, quali scuole sono rappresentate oggi? Che io sappia abbiamo due scuole, quelle di vabbè, comunque se siete interessati... Comunque non scuole, realtà educative coinvolte, insomma, perché penso che CES non sia come scuola. Ecco, CES segue i ragazzi, quindi... Sì, esatto, noi abbiamo fatto un po' da ponte con le scuole di Marassi, di Borzoli,
E noi facciamo più interventi proprio di prevenzione al disagio e prevenzione alla dipendenza, perché quindi non abbiamo una scuola specifica, ma abbiamo voi che siete collettore, come c'è di delegazioni. No, però ci abbiamo le insegnanti di Borsa. Sì, con me c'è l'insegnante di Borsa. C'è la signora professoressa Traverso, ecco qua, scusi, sì. Se magari lei, ecco, se ci racconta lei dove opera, così intanto non siamo in tanti, quindi possiamo anche farlo. Io e il mio collega Giulio Predieri siamo nella succursale di Borgioli, via Fratelli di Coronata, appunto a Borgioli, e niente, ci dobbiamo accordare appunto per quando venite a posizionare nell'aula informatica, che è l'aula... In questo caso lo metteremo, perché no, abbiamo visto che è difficile metterlo all'esterno, nell'aula informatica, ma come ho detto prima... Anche io sono interessato a capire che differenza c'è tra la vostra misura interna e altre misure esterne che potrebbero essere fatte sia con la nostra centralina sia con le centraline ARPAL, che, su cui peraltro noi siamo in qualche modo, le nostre centraline sono calibrate su quelle ARPAL, quindi forniscono dati abbastanza attendibili. Comunque su questo aspetto lo potrò spiegare un po' meglio quando magari ci vediamo in modo mirato per farvi vedere come funziona la centralina per le misure di polveri sottili. Certo, poi noi pensavamo di farlo sulle due terze medie. Perfetto. E poi abbiamo appunto il nautico. Sì, che sono poi i due nuclei. Sì, mi spiace non c'è nessuno dei colleghi di Camogli oggi, perché anche Camogli si è detta disponibile a mettere una centralina, parlavano del tetto loro della scuola. Eh sì, però vi dovete averlo, acquisirlo, quindi non so bene che tempi tecnici abbiate, ma comunque bisogna vedere se rientriamo. Se ce la fate va bene, se no lo va bene. Cioè, coinvolgeremo lo stesso, se ci sono i numeri, anche i vostri allievi, insomma anche quelli di Camogli, che è interessante anche questo aspetto. E certo. C'è una mano alzata di Enzo. Scusate. Brava Marco. Continui pure, poi parlo io. No, dopo. No, io ho finito. Finito anch'io. Ah, ho capito. Niente, io volevo dire che verso la fine di ottobre ci sarà qua a Genova una settimana internazionale sull'ambiente, per cui siamo già stati invitati per presentare il nostro progetto. Va bene. Perché è una ci cosa... Ci sono le condizioni, possiamo farlo, vediamo con chi. Fondamentalmente penso che siano interessati al discorso scientifico, ma anche a quello didattico. Si può anche provare, tanto in una settimana del tempo ce n'è, perché anche se i relatori verranno appunto dall'estero. Ecco, io magari, se non ci sono altre domande, in clausura vi volevo però dare una notizia, anche così, in modo tale che ci possiate cominciare a ragionare sopra. Ora, il professor Biggeri, che avrebbe dovuto essere presente, ma appunto mi pare il capitolo non ha avuto possibilità, lui appunto è un biostatistico e sta facendo delle ricerche a livello europeo, tra l'altro proprio con ragazzi delle scuole, se non sbaglio sono studi che stanno facendo in Spagna in questo momento, per verificare che problema quanto l'esposizione a breve termine dei ragazzi a biossido d'azoto, che è una delle sostanze che andremo a monitorare, che a Genova è un problema, abbia a che fare con il loro grado di attenzione. Quindi si poteva, come dire, anche pensare, però ovviamente anche questa, ripeto, al momento è soltanto un'idea che ovviamente deve passare anche attraverso il consenso e l'adesione vostra, di poter fare qualcosa di simile, perché una volta che abbiamo l'informazione in media quanti ragazzi a che livello di ossidi di azoto sono esposti nella loro, in una settimana di loro vita, perché poi a casa... Ovviamente a scuola passeranno molto la loro giornata, faremo anche monitoraggi comunque nell'aula, che è una delle loro aule che frequentano, capire con base a un questionario semplificato che su cui lui si era ripromesso di studiare, eventualmente di proporci, capire appunto, avere anche un test sui livelli di attenzione dei ragazzi. La cosa a me poteva interessare, a parte il valore scientifico eventualmente avrebbe, perché questo test può essere sottoposto, potrebbero partecipare tutti, insomma, si tratta di compilare, ripeto, domande molto semplici che potrebbe fare l'intera classe, a prescindere dal fatto che di questa premiazione che volete fare. È un discorso su cui, ripeto, anche noi stiamo ragionando e che potremmo magari illustrarvi magari in maggiore dettaglio quando lo stesso professor Biggeri avrà come dire, elaborato un po' di più questa sua proposta. Non so se su questo già
darmi qualche vostra, che il vostro sentimento, diciamo, se secondo che voi è una cosa che vale la pena provarci. O... A me personalmente piacerebbe molto, io che faccio anche ricerca dal punto di vista psicologico, mi interesserebbe. Anche questo è interessante. Fosse per me, però, cercherei di organizzare un test, magari al computer, che proprio misuri l'attenzione in maniera più precisa possibile, più che un questionario. Sì, la forma non ho se no, ci stavo, perché appena sento queste cose inizio a ragionarci già. Diciamo che tutte le nuove tecniche vengono, se ovviamente abbiamo persone che le sanno gestire, certo. Ci mancherebbero. Sì, no, a questo proposito, se pensate, dovessimo pensare ad una delle nostre classi, noi abbiamo sia in Darsena che in Call l'aula informatica dove ci sono le postazioni proprio per i ragazzi. Ah, quindi i ragazzi potrebbero rispondere alla domanda lì, in quest'aula. Esatto, perfetto. Direttamente nell'aula, ognuno col computer, certo, risponde direttamente. Cosa. Il problema, l'unico che è che bisogna prenotare l'aula con mesi d'anticipo, perché purtroppo il nautico viene usato anche dalla regione per i concorsi, dal provveditorato per i concorsi per gli insegnanti. Siamo invasi, giustamente, perché è una struttura nuova e ben attrezzata. Vabbè, vediamo, prendiamo atto della disponibilità e poi verifichiamo, esatto. Se no possiamo anche fare le cose normali a cartacea. Sì, penna, certo. Ci siamo non penso che siano cose molto complicate su cui lui sta studiando. Mm-hmm. Comunque, insomma, mi ha promesso che ci starà pensando, anzi, tra l'altro, lui adesso è a Roma con i colleghi spagnoli che fanno questo studio, quindi anche, aveva anche addirittura invitato, ma insomma, ovviamente non ce la faccio ad andare, perché anche lui pensa che questa esperienza genovese sia molto interessante e meritevole poi di essere adeguatamente fatta conoscere, insomma, ovviamente quando i risultati avremo tutti i risultati che ci auspichiamo di avere insieme ai vostri ragazzi e a voi. Benissimo. Va bene. Non so se possiamo, per il momento ci lasciamo così, io faccio girare il materiale. E ecco, secondo voi che periodo potremmo risentirci, considerando appunto la chiusura della scuola, il fatto che si va in vacanza? Rinviamo tutto quanto ai primi di settembre o appunto ai fini di agosto, come Rosa diceva? Potremmo, se per voi va bene, noi come direttiva generale dobbiamo essere reperibili dal 20 di agosto in poi, tutti gli insegnanti della scuola. Quindi per grosso modo potrebbe essere la fine di agosto. Benissimo. Il momento in cui ci risentiamo. Perfetto. Per sì, definire meglio. Voi esatto. Nel frattempo vi mandiamo tutte le informazioni utili, anche magari i primi risultati di questo studio che faremo, e anche il questionario, come ho detto prima, che faremo utilizzando i ragazzi del doposcuola che incontrerò venerdì dello Zenzero. Sono pochi, proprio 3 o 4 ragazzi, niente di più, insomma. Ecco, l'altra cosa, scusate, così veramente finiamo. Io ho avuto la disponibilità dei giovani di questa associazione che si chiama, mi viene mai il nome, Extinction Rebellion. Sono ragazzi, mi pare, molto motivati, i quali, tra l'altro, si sono prestati per fare da sentinelle per misure di 24 ore, che è un pochino più complicata, nei prossimi giorni. E l'altro saranno quelli che eventualmente verranno a scuola a consegnare e a ritirare i campionatori e a portarli eventualmente al laboratorio di analisi, che tra l'altro si trova dalle parti di Borzoli, insomma, nelle vostre vicinanze, per cui vabbè, sono 5 ragazzi che dovrei incontrare, mi pare, sabato, che potrebbero essere disponibili per fare questo lavoro utile e, tra l'altro, avendo l'età giusta, saranno cooptati come sentinelle pure loro. Poverini, ok. Ecco, scusate, vi anticipo che sono anche interessati, disponibili eventualmente a venire in classe, se volete, siete d'accordo, a raccontare della loro associazione, cosa vogliono fare e così via. Vabbè, questo ovviamente sta a voi valutarlo. Loro abbiamo espresso questo loro desiderio, che per me va bene, ma ovviamente starà a voi decidere se invitarli. Va bene? Grazie. Allora, se non c'è altro, io vi saluterei. Volevo dire un'ultima cosa, Federico. La data che avremmo ipotizzato era quel 5 settembre. È ovvio che se fosse dal 20 di agosto in poi può anche essere anticipato, quindi va benissimo anche per me. Vorrei capire se per quella fine d'agosto lì, dal 20 in poi, io posso incominciare a lavorare per predisporre questo quaderno bozza di istruzione per l'uso, in modo da condividerlo e, quando ci sentiamo, inviarlo e capire che riscontro c'è.
per poter essere operativi, perché poi altrimenti i tempi si dilatano troppo. In modo sì, che... io sto anche non a caso, sì, per me va bene, poi sentiamo anche gli insegnanti. Dicevo sì, che anch'io ho anticipato adesso queste prime misure proprio per essere pronti con tutto il materiale che peraltro abbiamo ordinato gran parte, quindi altro ordineremo anche alla luce di questi primi risultati o comunque della disponibilità economica una volta che abbiamo comprato tutto, insomma, in modo che abbiamo visto tutti i preventivi e quant'altro, in modo tale da settembre di essere pronti a partire, magari dico il giorno dopo, se ovviamente gli insegnanti e le classi sono già pronti. E costruire una scheda di referenti per ogni scuola, per ogni realtà educativa coinvolta, è importante fare questa microscheda di dettaglio dei nostri... In linea di massima sono tutti gli insegnanti che hanno già dato la loro disponibilità. Sì, però io qui sono una sapere... parte presente oggi. No, ti chiedo scusa Federico, ti spiego dal punto di vista proprio concreto qual è la mia difficoltà. Cioè, se io devo assemblare e cercare, selezionare materiali che possono essere utili come spunto alle tre tappe del quaderno didattico, devo capire se una proposta gli metto di fianco la leggenda che vale di più in modo prioritario per i ragazzi della media o delle medie superiori, cioè quindi capire per ogni realtà educativa di che cosa è formato. Mi si diceva poco fa che si tratta di delegazione, di gruppi che si formano, selezionati dagli educatori. Quindi almeno capire, fare la scheda di ogni gruppo, non tanto perché ci interessa sapere il nome e cognome, ma capire l'età, la scuola, la classe di riferimento di quel ragazzo. Scusa Rosa, se tu sei d'accordo, se mi mandi questa scheda informativa, io la giro a tutti gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità. Posso predisporre il modulo di base, diciamo. Sì, così poi in modo che raccogliamo, così raccogliamo tutte queste informazioni, tutti gli stessi dati. E tu su quei puoi lavorare. Mi pare la cosa migliore. L'elenco c'è, adesso mi ripeto, già un po' di persone avevano già accennato che oggi non potevano essere presenti, ma comunque gli manderemo tutto il materiale e potranno anche accedere alla registrazione completa fino appunto a questa, alla chiusura di questo incontro che abbiamo, e gli possiamo mandare questa scheda con le informazioni che ti servono a te. Riepilogativa per questi dati, diciamo. Va bene? Sì. In modo tale che agosto... anche tu hai, anche forse prima, hai tutti gli elementi utili per il tuo lavoro. Saluto e ringrazio ciao. Tutti. Grazie, grazie Cristo. Grazie Tuccio. Grazie. Grazie Maria Teresa. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie.